Ciao Scorpione, benvenuto sul mio YouTube canale dei Talent Saltaro Bacchicitop. Benvenuto su questa lettura per marzo 2024. Ti chiedo, Scorpioncino mio, non far forzare questa lettura. Se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Vediamo che succede per te, Scorpioncino mio. Se hai un sole, un ascendente, una luna, un Venere, qualunque pianeta su questo segno, può essere questa lettura può far per te. Iniziamo. Love Team, datemi per il mio Scorpione. Vergine, è il sestile sotto il mazzo. Ok, si parla, può essere la comunicazione o portare come un'organizzazione, organizzarti qualcosa. Ti portano buona opportunità o ti porta buona opportunità. Potere, a disruption, 8 e 7, un 9 sotto il mazzo. Porta un 15 e porta un 6. Ok. Come che ti stai liberando qualcosa che pensavi che poteva essere per te o di essere come pratica, ma come che non vuoi saperne più? Perché ti stai liberando o ti viene chiesto di essere pratica, non ti piace più. Dici no, non mi piace più. Non, no, che cavolo sto a fare io? Non mi piace più. Non ci sto più, non mi piace, non essere pratica, no. Le scale, perché metto due? Non lo so, mi sto rincoglionendo. La stella, è un maschietto sotto il mazzo. Hai opportunità che quella strada che ti apprenderai, che farai, che avrai come opportunità, sarà quella giusta. O A o B non c'entra, sarà quella giusta, Scorpione. Però è una cosa, una liberazione qua che ti dai, perché non ti piace più, non ti senti più a tuo agio. Com'è che dici basta, basta, non fa più per me. Anche un po' andare sempre con la massa, no? Ma vediamo, vediamo. Ma ti porta fortuna, ti porta bene, c'è la stella. Poi c'è una decisione da prendere qua. Dovresti essere anche un po' coraggiosa, o sei coraggiosa. Re di coppe, ragazzo di denari, l'appeso per il passato, gli amanti per il futuro, quattro di coppe, cose di ostacola, cose non vedi, la temperanza anche tu, l'imperatore per cose di puoi aspettare. E il cavaliere di coppe, e questa non è una lettura d'amore, l'asso di spade, però io prendo l'energia, no? Allora, qualcosa si sta aprendo, riaprendo, e non ti piace essere pratica. Non ti piace, non ti senti te stessa o te stesso. Nell'ostacolo, il 4 di coppe è come che dici, ma io pensavo che 5 minuti fa non la volevo più, pensavo che 5 minuti fa non mi interessasse più. E com'è che comincio a capire, invece mi interessa, però non so di cosa. Non deve essere necessariamente amore, Scorpione, però col cavaliere di coppe io ti vedo aperta, ti rivedo aperta. E com'è che dai, ma vediamo, però non mi chiedete di essere pratica, è una cosa così, tipo, ok, mi posso aprire, però non mi chiedete di essere pratica, perché non voglio essere più pratica, non mi voglio più adeguare a essere pratica, una cosa così. L'appeso dovevi vedere qualcosa nell'altra situazione anche, o la vedi adesso anche diversamente? Re di coppe, non credo che sei tu per niente, anzi, io ti vedo più te come il cavaliere di coppe. Come ti viene risposta? Scusate, un po' come ti viene risposta, Scorpione. Come tu dai, io ricevo. Però sei un po' cauta, per questo è la praticità, no? Tipo che ti ho detto, non mi chiedete per di essere troppo pratica, perché non ce la faccio, non sarei io, no? E come dai, ok, mi dai qualcosa, mi fai vedere, mi dai un segno? Allora ti do anche io un segno. Gli amanti per il futuro mi piace, perché tanto mi piace, perché ti piace anche a te. La temperanza per cosa. Non vedi, hai tanta pazienza o hai avuto tanta pazienza finché ti porta a questo oggi. L'imperatore per cosa puoi aspettare? Beh, questo è
no, all'ariete, queste no, io sono, io faccio, io dico. O questa situazione si ripresenta così, o una persona si ripresenta così con te. Dammi il cavaliere di coppe per il generale, la regina di bastoni, il re di denari e il tre di coppe. Tu mi dici il carro sotto il mazzo. Ma loro non sei tu. Questo cavaliere di coppe non sei tu. Perché vedo un'energia che si vuole avvicinare. E tu è come che lo stai cominciando a percepire? Come che senti? Sai quanto odori? Sai con i cagnolini? Come cominciano? Vanno, che ne so, sai quanto i cagnolini che vanno a funghi, no? Per i tartufi. Devi essere. Come che annusi? Come stai cominciando a annusare qualcosa? Dici, ma questa. È una coincidenza questa? Mi porta, è una. Non so, secondo vedi segni, segni dappertutto, canzoni, senti canzoni che ti portano sempre a pensare a quella persona, a quella situazione. Dici, ma questa cos'è? Una coincidenza? Che cos'è questa? Una cosa così mi viene. Dammi il re di coppe, ragazzo di coppe, il cavaliere di coppe e l'otto di bastone. Vabbò, va. Dammi il. Altro che non è amore. Il ragazzo di denari è il 4 di spade, 7 di coppe e la forza. La forza la prendo qua e il carro di nuovo. E no, questo non è per niente coincidenza, Scorpione. Anzi, questo è proprio. Non sei pazza o pazzo per niente, perché tu dici e le sogno e queste musiche e questi segni e questi numeri e queste può essere anche quando non lo so, quando ti vengono queste memorie, no? E no, non sono, non è, questa non è più coincidenza, perché qualcuno qua zitto zitto, zitta zitta, muccia muccia, cauta cauta, sta rientrando nelle tue energie. E questo non è solo energia, Scorpione, perché energia sono, sì, sono le coppe anche, però appena che si trattano di bastoni è anche fisico, perciò è come in tutto un tratto questa persona sta davanti a te. Perciò non è più una coincidenza questa, Scorpione. Lo stai cominciando a annusare, che il cambiamento, no? Sta entrando nella tua energia. Adesso non so chi è, non so chi è, però è. È. Io con dei segni che vedo, può essere Capricorno, Leone. Fino adesso può essere anche un altro cancro, può essere anche un cancro, scorpione o un pesci. Dammi The Lovers, due di spade, che sarebbe l'amanti. Il cavaliere di bastoni, nove di coppe e due di spade. Scappiamo. Quattro di bastoni. Scappiamo. Mamma mia che romantico, scorpione. Mamma mia. Scappiamo, andiamo all'avventura, andiamo dove dare. Basta che siamo tu e io e tu, Mimì e Coco. Basta che siamo insieme. Col due di spade non ti sembra vero? Perché tu mi confermi, ma allora questa non è una coincidenza, non è una coincidenza. Tutti questi segnali, che può essere che da un po' di tempo, che ti stanno arrivando nelle tue energie, si stanno mettendo in pratica. Dammi il 4 di coppe per l'ostacolo. 6 di bastoni, il cavaliere di spade e 3 di spade, la regina di denari sotto il mazzo. È come da mettere a posto qualcosa a casa, in casa o con una situazione che non vuoi deludere, non vuoi per niente deludere, però è nell'ostacolo. Perché tu come dici, sì, se io direi che io scappo, ma gli scappo metaforicamente, no? Può essere veramente anche che scappate, che non scappate nel senso andate, non lo so, un weekend via, o andate in vacanza, andate non lo so dove andare. È come che tu mi dici, io so che una energia mi risponde o mi risponderebbe. Non voglio deludere o una situazione o persone perché ti è cara. E
E tu mi dici non voglio deludere, non voglio deluderla. Però la capisco se è delusa o viene delusa. Non so chi è, non so a chi ti riferisci. Dammi la temperanza. Ragazzo di bastoni, il matto, la temperanza di nuovo. Per cosa non vedi? Il cavaliere di denari, vai cauta. Io parlo più per questa situazione che non vuoi deludere, no? Vai cauta. Però non è che devi dare su tutto e subito, ufficializzare tutto e subito, no? Prenditi un po' di tempo, quello sicuramente non può mancare, prima che parli di questa situazione che ti sta succedendo o che vuoi, che desideri o che desiderate tutte e due, perché questa non è più una coincidenza, questo è facts. La vivi, la vivrai questa a marzo. E se non è proprio marzo, sì, marzo perché poi c'è Ariete anche in the house. Può essere anche tra aprile, perché dal 20-21 marzo abbiamo poi la stagione dell'Ariete. Perché ho anche tanto forza Ariete. O hai a che fare con Ariete o siete tutti e due pazzi, d'amore, quello può anche essere. Ecco, pazzi d'amore. Pazzi d'amore. Come qua tu mi confermi, sì, ma allora io devo, però devo organizzare anche un po' la vita, o devo organizzare un po' anche cosa mi circonda la vita. Vabbè, fallo, tranquillo, no? Piano piano. Dammi l'imperatore. Cavaliere di denari, ragazzo di spade e 9 di bastone. Tu dici, posso anche credere o posso anche capire che questa persona qua, no, che ti avevo detto, questa circostanza di vita o situazione, non lo so chi è, tu dici può essere anche che non mi credono più perché è successo troppo o è successo tante volte. Però sei tu, puoi tu tranquillizzare questa situazione, no? Tu puoi farlo, sta tanto a te anche a tranquillizzare. Oh, no, non voglio dire convincere, sì, la stella, non voglio dire convincere perché mi sembra brutto dire convincere, però come può tranquillizzarla, no? Tranquillizzarla, assicurarla, come che piano piano recupereranno, recupera come si dice, aspettate un attimo. Una fiducia persa. Può essere che un po' c'è una fiducia persa in questa circostanza. Vediamo che consiglio ho per voi, Scorpione. 9 di spade, 5 di spade, 6 di coppe. Sì, perché è successo troppo. 2 di bastoni. Di nuovo, non è una coincidenza, però ti fa anche un po', ti preoccupa. Le circostanze un po' passate, vissute, no? Tu dici sì, è successo tanto, troppo, forse un po' troppo, però io ci credo, perché tu dici non, questa non può essere più una coincidenza e non è più una coincidenza, però sta a te a decidere in quale direzione andare con questa persona, o anche tranquillizzare un po' la circostanza che ti porta, no? Che sono un po', come dire, hanno un po' di preoccupazione nei tuoi riguardi, perché ne hai passate un po'. Tante? Troppo? Un po' troppe, no? Però vedi tu, Scorpione. Un like per favore se ti è piaciuta. Noi ci vediamo domenica con la mia prossima lettura domenicale. Grazie mille ragazzi, vi voglio tanto bene. Un caro saluto da tua Luana e.